vita interiore, l'allegria, la capacità di ridere, la capacità di interpretare, la capacità di comunicare, che costituisce una grossissima parte della bellezza di una persona. Se parliamo di oggetti inanimati, il discorso diventa un po' più complesso. Esistono per gli oggetti inanimati talune regole di proporzione, di inserimento in un contesto e via discorrendo, che sono più, direbbero quelli che parlano difficile, cogenti rispetto alle persone fisiche. Però non c'è dubbio che anche là poi esiste uno spirito dei luoghi, uno spirito degli oggetti, una collocazione complessiva, a volte un'aura che facciamo fatica a decifrare con precisione, che ci fanno apprezzare di più una cosa e meno un'altra, anche se è difficile dire esattamente perché, però questo fa parte della bellezza della categoria. Credo che sia difficile, diciamo, negare la componente soggettiva molto forte nella valutazione della cosiddetta bellezza. Poi ci sono alcune dimensioni della bellezza che salgono il percorso verso l'oggettività, la bellezza delle scienze esatte, per esempio, che è il criterio di qualità di una teoria per i matematici, i fisici teorici. Se non è bella un'equazione, normalmente è considerata poco vera, quindi è un territorio un pochettino impervio, però direi che esiste una scala dalla soggettività verso un livello di consenso più universale sulla bellezza di un aspetto, ma anche di un'idea, di un concetto, di una concezione. Il concetto di verità e bellezza vale molto in generale nelle arti. Si dice che la letteratura e la poesia debbano dire la verità, che naturalmente non significa raccontare cose realmente accadute, ma dire la verità sulla condizione umana. Quando riescono a farlo, mettono insieme un'idea di bellezza letteraria con un'idea di verità che, ripeto, non è documentario, ma è indagine veridica sulla condizione umana, su un segmento della condizione umana che da un punto di vista soggettivo acquista una collocazione universale.